E ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Qui è Pablo Giallo Rosso. Nella giornata di ieri si sono concretizzate due trattative che portano in Serie B a fare esperienza Mirko Antonucci ed Elio Capradossi. Allora, il primo andrà al Pescara, quindi Antonucci andrà in prestito al Pescara, mentre Capradossi andrà in prestito allo Spezia con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei giallorossi. Allora, sono due prestiti inevitabili e che tutti noi, credo, romanisti, potevano immaginare perché Antonucci e Capradossi si devono fare esperienza. Entrambi hanno esordito in Serie A nella scorsa stagione, però il primo, parlando di Antonucci, è anche esordito in Champions League, quindi per me per il Pescara è un grande colpo quello di Mirko Antonucci, che è un giocatore che ha la sua esperienza in Serie A perché ha giocato più volte, è subentrato più volte con la Roma nella scorsa stagione, e suo Di Francesco l'ha fatto. Gli ha dato molta fiducia nella scorsa stagione, facendolo anche ripetere esordire in Champions. Mi pare fosse entrato pure più di una volta in Champions, forse due, o forse solo una volta, mi sto sbagliando. Però comunque è un giocatore che è giovane, che ha questa esperienza con la Roma e che adesso andrà a rinforzare il reparto offensivo del Pescara, che vuole risalire in Serie A. E per me Antonucci è un ottimo colpo, può fare molto molto bene, può portare, seppur sia giovane, esperienza di grandi livelli giù in Serie B. Io spero che faccia molto molto bene perché, come ha detto lui stesso postando la foto su Instagram dei saluti, ha detto non è un addio, io me lo auguro, perché se dovesse fare molto bene io ho molta fiducia in lui. Mi è piaciuto molto la prima volta che l'ho visto, quando contro la Sampa fece l'assist. Io dissi, oh, c'ho Antonucci per mettere una palla decente in mezzo all'area di rigore, cioè non riuscire a fare un cross decente, arriva Mirko Antonucci all'esordio, ti fa un assist al bacio. Quindi un giocatore che ho sempre visto avere molta voglia di fare, molta voglia di spaccare tutto, anche negli allenamenti. Ripeto, io sto seguendo molto io il precampionato della Roma, mi guardo tutti gli allenamenti perché non ho niente da fare, ma spesso non sto al bagno a fare cose, vedete cosa, mi dico, vabbè, vediamo un po' cosa fa la Roma, no? E sai, quello lì è il trono del pensiero. Ma a parte questo mio pensiero molto sofisticato, va bene, raga, sono molto soft. Sto dicendo, seguo molto gli allenamenti della Roma e vedo che ci vuole fare. Ragazzi, Strootman, per esempio, uno che sta spaccando tutto un allenamento, cioè voglia proprio di rifarsi dopo un'annata, non tanto esaltante, non a livelli di Strootman, lo Strootman che noi conosciamo. Ma anche Antonucci sta facendo molto bene, lo vedevo carico, adesso è ancora più carico di andare a dimostrare quello che vale, trovando continuità nel Pescara, mi auguro. Cioè, deve essere titolare, Mirko, dai, prendi il posto titolare e spacca tutto, ok? Stessa cosa per Capradossi. Capradossi ha la sua esperienza già in Serie B perché già sono in prestito nella scorsa stagione fino a gennaio, e adesso andrà a fare gavetta anch'esso di nuovo in Serie B. E niente, e queste due cessioni, diciamo, io spero innanzitutto che Antonucci possa tornare alla Roma, lui stesso l'ha detto, non è un addio, mi auguro che se dovesse va bene appunto torni, perché gli do molta fiducia, ma già l'ho detto. In conclusione del video, penso che la Roma allora debba acquistare un altro difensore centrale, o no? Fatemi fare un calcolo. Allora abbiamo Manolas, Fazio, Juan Jesus, Marcano e Biandà. No, ok, ho detto una fesseria. Infatti, meno male che ho contato, perché se no Capradossi era il sesto, perché è arrivato Biandà. Giustamente abbiamo 5 difensori centrali. Allora, penso che il pacchetto difensivo va bene. Io l'unico tassello che in difesa andrei a ritoccare sarebbe il terzino destro, perché Karsdorp non gli dà tanta pressione. Bruno Pérez se n'è andato, Florenzi non è un terzino, mettetelo nella sua posizione. Io dico mettere Florenzi esterno destro d'attacco, che così si alterna con Under, abbiamo tutti gli esterni pronti, ok? Allora, penso che questo video lo posso finire qui, lascia un like, un commento, iscrivetevi, da Pablo Giallorosso è tutto, adios!